Ieri vi avevamo documentato la posa dei primi New Jersey in città, oggi c'è la posa delle prime cancellate. Questa, per esempio, è alta addirittura 5 metri. È una cancellata che è stata posta proprio di fronte al Palazzo Ducale, cioè in salita a Pollaioli, una delle tante che è comparsa attorno alla zona rossa e che dalle 7 di mercoledì mattina sarà chiusa. E dunque questo portone che ora è spalancato sarà chiuso e sarà presidiato dalle forze dell'ordine, e per passare, oltrepassare questa zona, bisognerà esibire un pass. Ma c'è una particolarità che riguarda questa cancellata, questa di salita a Pollaioli, ed è la protezione in alto, una protezione che solitamente viene fatta in esterno, invece in questo caso è fatta internamente. Forse si è detto per proteggere le forze dell'ordine dal lancio degli oggetti, in questo caso comunque forse il piano per scavalcare potrebbe essere più facile per i contestatori, dal momento che è in obliquo verso Palazzo Ducale e non verso la zona gialla, comunque la zona non off limits. In via Canneto 16 in Feriate. 16, sì, coprono tutta zona sicurezza qui via San Lorenzo. Voi dovete lavorare anche in altre zone, voi come ditta? Tutta la zona rossa abbiamo. Vi hanno dato chiaramente il termine? Ovviamente sarà fatto in via 20 settembre, termine mercoledì. Che caratteristiche hanno queste grate che state montando? Anti-invasione, anti-sommosse. Come sono state fabbricate e quanto tempo ci avete impiegato a fabbricarle? Tempo ce n'è voluto, al montaggio, mano d'opera, ci vuole tempo. Una curiosità, una griglia come quella che vediamo montata qua in salita a Pollaioli, quanto può costare? Non glielo so dire, comunque sono soldi. Indicativamente non si può girare su alcuni milioni sicuramente. Anche lei sta scavalcando la zona rossa, il cancello che è stato posto questa mattina. Da mercoledì questo non sarà più possibile, almeno senza pass. No, beh, ma a me mi basta passare oggi. Non trova tutto ciò imponente? No, normale. Le precauzioni non sono mai troppe. E anche lei pensa che comunque è giusto cintare questa zona dove si terrà il vertice? Certo, la sicurezza ci vuole. Visto quello che è successo altrove, è logico che devono prendere le adeguate misure. No? Ma non ho parole. In che senso? Nel senso che sembra di essere, non so... Mi sembra che sia una cosa normale, che ci debbano essere certe cose. I lavori di cinzione della zona rossa con queste grosse ringhiere proseguono a grande ritmo. Ci troviamo in via di Canneto il Lungo e anche qua il passaggio è stato ostruito da questa griglia, questa imponente griglia anti-intrusione, una griglia che ha chiuso di fatto il vicolo che va da Canneto il Lungo a Palazzo Ducale, quello vicino a salita Pollaioli. Per la posa delle grate in ferro che proteggono la zona rossa, Vico Casana, la strada che collega Piazza Campetto con Piazza De Ferrari, è stata addirittura chiusa, come vedete. Con le griglie i vicoli attorno al Ducale sono tutti presidiati dalle forze dell'ordine e talvolta anche non transitabili. Nella piazza del Palazzo del Vertice, a due giorni dai provvedimenti della zona rossa, è già apparso un divieto di parcheggio per motivi di sicurezza.